Un saluto a tutti cari amici e benvenuti ad una nuova puntata di Ventaglio Podcast, quest'oggi nell'occasione una Flash Race, un format che ci ha tenuto compagnia anche la scorsa stagione, poi si è andato un po' via via perdendo nel corso dei mesi, ma siamo tornati più carichi che mai perché oggi si sono sostanzialmente decise due corse up tappe, per l'occasione ne parliamo con Luca Pellegrini. Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentrovati a questa Flash Race, siamo molto contenti di tornare a parlare live quasi delle corse di ciclismo. Sì, perché mentre parliamo si è appena conclusa sostanzialmente la, la prima tappa della volta andalusia, che è un po' il, il tema di discussione del giorno perché Tadei Pogacar ha fatto il Tadei Pogacar. E che Tadei Pogacar, diciamo che abbiamo avuto l'ennesima riprova che la sconfitta parita al Tour de France ha definitivamente fermato la crescita di questo astro nascente, che ormai cioè, non, non va più proprio. Sì, sì, è proprio una mezza pippa al sugo. Sì, perché allora io proviamo un po' a spiegarvi quello che è successo in queste ore perché magari chi sta al lavoro, chi magari si è connesso perché ha visto sui nostri social che siamo andati live così improvvisamente, chi ci segue assolutamente su Twitch o su YouTube e si chiederà "Ma perché questi si sono messi in collegamento oggi?" Niente, oggi si è disputata la prima tappa della Volta Andalusia che per quanto ci riguarda potrebbe essere anche l'ultima perché nella prima frazione, in questa prima frazione, che prevedeva un percorso abbastanza impegnativo con l'arrivo a Santiago de la Espada in discesa, ma posto subito dopo una salita alla Despierna Caballos, che è piuttosto lunga una decina di chilometri, è abbastanza impegnativa, un ragazzo dalla Slovenia ha fatto quel che ha fatto. Non so se Gianluca vuole raccontarci quello che è successo in salita, ma è stato abbastanza semplice. La UAE Team Emirates si è messa a tirare sull'ultima salita di giornata tra l'altro. Che non finiva in salita quindi ancora più difficile. Eh, prima con, eh, con Valence. Poi con Maica. Poi è tornato davanti. Vellens quando Vellens si è spostato, penso a 3-4 km dalla vetta. Tadei Pogacar ha semplicemente accelerato. Eric Masser, alla sua ruota, si è scostato, dicendo no, grazie, io ho già dato. Stessa cosa fatta da Michel Landa, L'unico che ha tenuto la ruota è stato eh, Buitrago, che però è durato circa 300 metri quando poi su un tornante Pogacar... Eh, ha alzato ancora un po' il, il ritmo, anche lui ha purtroppo dovuto eh, lanciare, eh, lanciare la spugna, ecco, quindi Pogacar si è involato da solo, ha vinto con, penso, quasi un minuto di vantaggio, 38 secondi di vantaggio su Landa, Carlos Rodriguez, che è sempre rimasto con il gruppetto degli inseguitori, e Santiago Buitrago, già citato, più lontani tutti gli altri, a partire dal duo Ineos di Guggenhardt e Sivakov, da sottolineare Eric Mas, sfortunato, che ha avuto un piccolo problema un problema tecnico che l'ha fatto desistere dal rimanere col secondo gruppetto mi preme solo di segnalare a titolo puramente informativo per quantomeno a la prestazione di Carlos Rodriguez che come ho detto poc'anzi ha chiuso terzo nel gruppetto degli emiliari inseguitori che all'inizio della salita Carlos Rodriguez ha avuto un problema probabilmente al cambio almeno secondo quanto ipotizzato dai cronisti di Eurosport e perché a un certo punto abbiamo visto che si è staccato dal gruppo non andava avanti, sembrava bloccato come se fosse piantato, invece poi ha ripreso si è riportato sotto ed è stato poi anche uno dei pochi a riuscire quantomeno a limitare i danni dinanzi a quel fuoriclasse chiamato Tadepo Pogacar Tadepo Gacciar che ha 24 anni è già arrivato a quota 48 vittorie in carriera insomma le 50 le potrebbe raggiungere penso nelle prossime due settimane, non lo so, indicativamente e poi si punta direttamente ai 100 con una prospettiva in carriera se non ci sono intoppi eh, particolari di almeno 200. Beh, guarda, vedevo il percorso della Vuelta Andalusiana nelle prossime tappe. Diciamo, considerando che magari cercheranno anche un po' di gestire, ma sulla carta eh, ci sono almeno altre due tappe che possono essere avvezze a Pogacer. viene basta una più la classifica generale. Che ora non voglio fare il gufo, ma. Potrebbe quasi essere una formalità e Pogacar arriva a 50 prima di correre la strada bianca, che è l'altro grande obiettivo di questa prima parte di stagione. Guarda, potrebbe vincerle anche tutte per quanto mi riguarda. Forse l'ultima, eh? Però in realtà c'è una salita a 50 dall'arrivo. Ah, sì, 50 dall'arrivo. Alla fine non è così tanto, no, 35 dall'arrivo. Scusa, potrebbe anche farlo, eh? È poi... una salita difficilissima però se prende un po' di margine poi dietro chi lo va a prendere? Landa? Beh, la, la, diciamo che ci sono due squadre oggi, cioè ci sono state tre squadre che, allora, aspetta, andiamo con calma la UAE Emirates oggi ha dato anche una grande dimostrazione di forza, perché il lavoro fatto da Alessandro Covi Tim Vellens, Rafa Maica e Tim Vellens in salita noi abbiamo visto loro lavorare poi e, è stato un lavoro notevole tanto è vero che a un certo punto Tim Bellens che mh, si notava no? che ancora è evidentemente non abituato a fare il lavoro di gregario perché lui comunque è sempre stato in casalotto un battitore libero, uno che poteva andare a fare la corsa che voleva, magari con fuga eccetera è andato talmente forte che a un certo punto gli ho detto oh, rallenta perché è ancora presto ma erano veramente nessuno sembrava in grado di tenerlo poi si è messo Maika, prima ancora Covi, poi di nuovo Bellens e Ha una squadra da tempo solita, chiaro. Ora diciamo che non, non riesco a immaginare un esito differente dalla sua vittoria, ma sulla carta ora dovrà correre in difesa. La Bahrain Victorius ha dato buoni segnali. Alanda e Buitrago sono arrivati davanti, Jack Cake e Damiano Caruso sono arrivati poco più indietro. Stesso discorso vale per la Ineos, però onestamente eh, non vedo margini di. Sì, anche di perché c'è poco spazio per attaccare in realtà da lontano, per dire, tranne la quarta tappa, se vogliamo leggere in questo modo, però, la mia impressione è che potrebbero più andare in difficoltà gli altri. A Pogacar basta un attacco, e oggi si è visto che ha più gamba di tutti. E per fortuna, che non ha partecipato al, al... Non pa... ha scelto di non partecipare all'UAE Tour perché era leg... un po' in ritardo di condizione, ecco. Sì. Diciamo che oppure forse hanno detto a lui e hanno detto, Senti, dai, quest'anno che abbiamo Yates, facciamolo vincere. Porra stella, quindi hanno detto, ha cambiato. Non so, è anche una scelta di rispetto anche magari ai viaggi. Può essere non so, che poi la, realtà, la verità più vera sia quella. Poi eh, viene tutto facile quando ti chiami Taddei Pogacar a volte. Beh, sì, mm, io onestamente non mi aspettavo, cioè, nel senso. Me lo aspettavo vincente, non me lo aspettavo così dominante fin da subito. Sembra un po' quello della Tirena Adriatico dell'anno scorso. Vi ricordate, alla Tirena Adriatico, la tappa del Carpegna, lui a un certo punto è scattato. C'erano Vingegaard e Landa, mi sembra, e anche Rick Massa addirittura. Comunque, sempre più o meno loro, se lo guardando, ha detto, Senti, tanto lui va, noi andiamo nel nostro passo e poi ci giochiamo il secondo posto. Secondo me, l'impressione però che ho che quest'anno Pogacar abbia un po' di... Ulteriori cattiveria, memory di quanto accaduto lo scorso anno al Tour de France. Sì, missione T per vendetta, T di Tadei e vendetta perché secondo me non gli è andato giù per quanto poi i sorrisi di circostanza ci fossero tutti quel secondo posto al Tour de France, maturato anche perché oggettivamente Wingar ha avuto una squadra più forte e Pogacar è stato molto sfortunato sotto, sotto diversi punti di vista. Beh, Senza sì, nulla in... togliere a Wingegard, Van Aert e tutti gli altri. Eh? No, assolutamente quello che ha fatto Wingegard è stato qualcosa di eccezionale. Però, però devo dire che quest'anno, chiaramente siamo all'inizio della stagione, non abbiamo ancora visto Wingegaard in azione, però Pogacar mi sembra veramente cattivo e posso fare una, così, una battuta un po' retroscenista. Secondo me non è un caso che abbia scelto di fare la Parigi-Nizza anziché la Adriatico per mettersi subito a confronto con Jonas Vingegaard. Eh, vedremo, vedremo, dai. Eh, anche secondo me lui è rimasto un po' scottato, poi tu hai detto bene, secondo me, la prestazione di Vingegaard eh, l'anno scorso è stata eccezionale, e eccezionale per definizione vuol dire che esce dall'ordinario, è una cosa eh, che non succede sempre, il problema di Pogacar è che queste cose le fa sempre, ha una costanza nell'essere superiore e poi dà proprio l'impressione di farlo con, con facilità quasi, che è oggettivamente impressionante. Ma l'abbiamo detto tante volte, eh. non lo scopriamo certo oggi nella... nei 179 km tra Puente del Genave e Santiago della Espada. Comunque, mh, devo dire tanto, sto sfruttando, visto che sto appunto ora Aurora multitasking, sto pubblicando su Instagram un piccolo reel per celebrare Pogacier, ho usato come, come sottofondo la canzone di V per vendetta e il titolo di questo reel sarà T per vendetta, quindi chi ci sta ascoltando in diretta saprà già cosa trovarsi sulla nostra pagina Instagram. Che li invitiamo come sempre a seguire perché eh, per, anche per dare un riconoscimento a tutto il lavoro che fa Luca dietro le quinte per tenerla sempre aggiornata, rubando footage vari in maniere non sempre lecite. No, qui fin tanto che non le bloccano è lecito, come diceva poi, quando, no? le, poi quando le bloccano, smetti eh. Eh, è vero che ci sono stati dei contenuti che ci hanno detto di non pubblicare. Non li abbiamo pubblicati, non, non pubblichiamo tutte le corse se notate date. Quando si può, si sì, lo facciamo, quando non si può. No? Ovviamente. Dai, continuiamo, andiamo avanti, anche perché questa sarà una puntata abbastanza veloce, anche perché non è una puntata di ventaglio podcast, ma è semplicemente un modo per tenervi sulle... aggiornati sulle corse, senza aspettare il lunedì per la diretta e poi il martedì per la pubblicazione del podcast. Oggi siamo a mercoledì perché oggi si è concluso anche il Tour of Oman. Ottima scelta, quello di disputare l'ultima tappa al mercoledì, tra l'altro, tipico delle corse di ciclismo. E fortunatamente alla fine il bene ha trionfato sul male, ma qui ti lascio la parola. Allora sì, eh, il Turokhoman che si è deciso sulla salita classica, diciamo la Green Mountain che ha deciso le varie edizioni del Turokhoman, ha premiato mh, Matteo Jorgenson, giovane statunitense del team Movistar, che, del quale già si parlava molto bene negli anni passati, che lo scorso anno ha avuto un anno di alti e bassi, ricordo qualche buona prestazione, ma anche magari qualche passaggio a vuoto. E che ha corso alla grande, ha vinto la terza tappa. Si è gestito bene nelle frazioni più impegnative. Tra l'altro, ricordiamo anche una vittoria di tappa di Diego Ulissi. E, e oggi, nell'ultima tappa, la più impegnativa, la Green Mountain, e si è piazzato secondo alle spalle di Mauri Van Sevenant, belga della Sud quick Scusate, ancora un po' di difficoltà coi nomi. Che ha piazzato appunto la... il colpo vincente nella volata ristretta, che era anche Geoffrey Bouchard davanti ma non è riuscito a staccare lo statunitense e quindi si è laureato vincitore della corsa mh, medio orientale e che medio orientale direi emiratina asiatica, come si dà, asiatica emiratina dai emiratina però gli emirati arabi Uniti non sono l'oman sono vicini ma però... C'era una parola c'è un termine che adesso non, non mi viene mm. no ma in realtà eh, l'oman Vabbè, non entriamo in questione di geopolitica, però mi sa che Medio Orientale non è corretto. Ok, asiatica. Non sbagliamo sull'asiatica, non ci sbagliamo. <ride> e, interessante è stata la corsa nel senso che hanno gli organizzatori, diciamo diversamente dal, dal, dalla tradizione hanno piazzato un percorso molto impegnativo, cioè quattro tappe su cinque erano più o meno riservate agli uomini di classifica e diciamo, stendo comunque presso nella stagione molti hanno accusato un po' una discontinuità, nel senso che magari andando forte un giorno hanno sofferto il seguente, eccetera, eccetera, ma il seven jorgensen sono stati tra i più regolari e quindi hanno meritato poi il successo finale. La cosa che mi ha colpito maggiormente mh, è, stato, è stato dato un, uh, un, um, un dato sul profilo Instagram di Amati Paura Litri, spero di non sbagliare, profilo Twitter. Che ha pubblicato uh, i tempi di percorrenza della Green Mountain. Praticamente, Panzeri e Dante Jorgensen hanno completato la scalata quest'oggi in 18,09. Lo scorso anno, 18 minuti e 09 secondi. Lo scorso anno, Jan Hirt, vincitore poi del Tour of Coman, l'ha percorsa in 19,35. Praticamente, eh. I due atleti giovani hanno fatto il record della salita battendo anche quello che sembrava inattaccabile di Chris Froome nel 2014, quando la percorse in 18 primi e 33 secondi. Sì, però farciare... circostanze della... anche un po' diverse. Se non ricordo male, di Froome staccò tutti molto presto. Sì, circostanze diverse. Chiaramente poi bisognerebbe fare un'analisi dei fattori climatici. Siamo comunque in una zona in cui... C'è molto vento, magari hanno trovato vento favorevole, mh, tanti elementi, però comunque è un dato notevole. Sì, sì sicuramente va a sottolineare sia la crescita di, di Jorgensen, che tra l'altro è corridore su cui io credo tantissimo, infatti ce l'ho quasi sempre al fantaciclismo, ma anche quella di Mori Van Seven, che nonostante uno stile che a me non piaccia, sta crescendo in maniera vertiginosa e può essere anche. Un, un nome interessante da spendere per la Sudal Quickstep nei grandi giri, perché no? Sì, ma del... lo scorso anno onestamente mi aspettavo potesse fare qualcosa in più, complessivamente eh... Però il ragazzo secondo me c'è cioè... Beh sì è un, è un talento fuori di scu... senza di dubbio è in un ambiente giusto secondo me perché poi la Sudal Quickstep è una, una squadra Sappiamo tutti che è una delle squadre più forti del circuito, quindi sicuramente a margine, sicuramente una prestazione come questa un po' gli dà fiducia, perché poi, sempre il solito discorso: noi siamo abituati a Pogacar, che a 24 anni ha vinto 50 gare. Possiamo dire già a sparare 50 gare. Pansevenant, che è un coetaneo di Pogacar, oppure un anno più piccolo perché è del 99, ha comunque un. Uh... Uno, un ruolino di successi notevoli ha già valutato una, una buona esperienza con, in corse di primo piano e quest'anno potrebbe tentare di fare no, quel, quel salto di qualità che in molti si aspettano che possa fare prima o poi sì, tra l'altro due precisazioni la prima è che possiamo assolutamente dire che l'Oman è, negli, è, nel, è in Medio Oriente Medio Oriente è una regione molto, molto grande che comprende anche la penisola arabica e vi lasceremo poi in descrizione l'account di Ammattipio Arraili, ve lo consiglio se siete interessati a numeri come tempi di scalata, watt per chilo, VAM e via discorrendo. Assolutamente, è un account di quelli... è uno di quelli che a noi, cioè personalmente a me non sono forse... Gianluca tu sei maggiormente appassionato di, di numeri, ma anche spesso tu citi anche appunto dati di potenza che io spesso non... Non considero, però in generale è un dato molto interessante e poi ve ne dirò un altro di dato interessante. Ma dillo anche subito. No, e oggi vedevo, dalla stavo mentre ero fuori al lavoro, seguivo un po' la huelta andalusia da... dal telefono e vedo da... sulla diretta di ProSaggingStats, che è un altro sito che secondo me offre interessanti statistiche, che Pogacar il 91% di piazzamenti in top 10 nelle corse a tappa di cui ha preso parte, è questo impressionante. E praticamente, adesso ora l'ho perso, però il secondo che se non sbaglio era Carlos Rodriguez, al 47%. E Carlo Rodriguez è un altro giovanissimo, ha corso poco e lo abbiamo visto spesso avanti. Provo magari a ritrovare la statistica che ce l'ho qua davanti: Ah, è difficile da ritrovare. Sì, comunque va... va proprio a sottolineare la costanza di Pogacar. Perché essere forti magari al Tour de France è... Non dico facile perché non lo è assolutamente. Però preparare la stagione in funzione di un obiettivo ti dà un vantaggio quando poi vai. E vai a quella corsa. Uno dei suoi punti di forza, secondo me, è proprio quello di andare forte da. Eh da febbraio fino, fino ad ottobre, ricordiamo che lui l'anno scorso ha chiuso la stagione vincendo il giro di Lombardia, quest'anno l'ha aperta con due vittorie. Eh, e in mezzo non è che non ci abbia messo niente, quindi tanto di cappello e poi chiaro ci sono delle, delle congiunzioni divine perché nascere con un DNA del genere eh, è una congiunzione astrale, ci devi mettere l'allenamento, però lui ha anche qualcosa di... Di più di un, di un corpo ben predisposto e allenato è un predestinato termine che magari a volte si usa un po' a sproposito, però in questo caso io non ci vedo niente di male. Beh, ehm, sì, cioè, vada. Secondo me, basti vedere eric Mass, che abbiamo capito che è un buon al netto delle sfortune È un signor, corridore. È, una... eh? è un signor corridore è un signor corridore e quando Eric mass è al 100% della condizione può tenere testa e anche mettere in difficoltà in alcune occasioni un Tadej Pogacar che veniva da una stagione molto probante, molto maggior, maggiormente probante rispetto a quelle di Tadej Pogacar, da una sconfitta molto, dalla sua prima sconfitta in carriera, che ha patito al Tour de France. E malgrado, cioè, Massa non è mai riuscito a staccare Pogacar e due volte su tre è stato battuto da Pogacar. Quindi, se non è questo, ci va anche a capire quanto questo ragazzo poi sia proprio fuori dal, dal comune. Non so se, se ne convieni. Sì, sì, sì. Altro dato, Pogacar viene da tre vittorie consecutive nelle ultime tre corse in cui ha partecipato. Quella precedente ha fatto secondo, perché, oltre al Lombardia, ha vinto anche la trevalli Varesina. Il giro dell'Emilia ha fatto secondo. Quindi quattro Quindi. vittorie consecutive e cinque piazzamenti nei primi due consecutivi. E... Diciamo che sono, sono numeri mh, che raccontare così sembrano quasi no. È bana eh. cioè, sembra banale farlo, non lo è. Non lo è. Banalmente rimanere, cioè, non avere problemi, non, non cadere, rimanere nelle posizioni giuste del gruppo. Eh, a lui viene naturale anche quello a volte. Sì, penso certo. che siano dei talenti. Poi, sicuramente c'è una certa convinzione anche da un punto di vista mentale. Quante volte lui è caduto e si è ritirato? Pochissime, cioè io non me le ricordo quasi. Io non ricordo ritiri tipo Gacer. No, qualche ritiro c'è, ma. Si è ritirato dalla classica di San Sebastiano lo scorso anno? Ma mi sa che non era caduto e veniva da. No, semplicemente non era in condizione, secondo me, era appena uscito dal Tour de France. Sì, sì, sì. E... Si è ritirato alla... no, non è partito alla Frecciavallone, si è ritirato al, al Giro dell'Emilia e al, al GP di Plué, alla Bretagne Classic nel 2021. Però lì non mi ricordo onestamente se è caduto, però anche lì era un periodo un po' strano, particolare. <clears throat> Ma erano sempre un posto: Tour de France o al rientro dopo la sosta del Tour de France? Cioè nel senso comunque... no, guarda, da quando Pogacar... Uh è al, al top, cioè ormai dal 2019 non mi risultano ritiri sì, neanche a me eh, no, no, le... non mi ricordo proprio c'è cioè in generale sì, sì, anche quando pensi... vedeva dai juniores no sì, forse lui non si è mai ritirato in una breve corsa tappe no, mai poi vai a pensare magari ad altri corridori per quanto fa anche loro forti un Garen Thomas, un Landa alla fine non può essere solo fortuna o solo sfortuna Io penso che sia anche attenzione, anche concentrazione, anche capacità di farsi trovare al posto giusto, al momento giusto. Sicuramente, so, dai. Veramente tanti fattori, e... non lo so, stiamo di fronte a qualcosa di epocale. Ogni, ogni tanto ci ripensa e dico: Ma mh, ormai sono anni che vediamo al ciclismo quando mai è successa una cosa del genere, mai. Dai, in chiusura ricordiamo le corse di questa settimana perché, come detto, oggi è partita la Volta Andalusia, è partita anche la Volta Algarve, che mentre vi parliamo non è ancora, eh, non è ancora terminata la prima tappa. Ci sarà la Volta alla Comunità Valenciana femminile dal 16 al 19 febbraio, quindi che inizierà domani, il Tour des Alpes Maritimes et Duvar dal 17 al 19 febbraio, e poi lunedì inizierà l'UAE Tour con una sfida tra i migliori velocisti del mondo che è, secondo me, attesissima, ma ne parleremo più nel dettaglio lunedì, quando si sarà già svolta la prima tappa, però, insomma, ci saranno tanti temi di cui parlare in quell'occasione. Luca, non so se hai degli ultimi pensieri da lasciare ai nostri spettatori. Ne... No, va bene così, direi. E vi ringraziamo per averci seguito. Penso ritroverete questa puntata su... sui nostri canali YouTube, non su, su Spreaker e sulla piattaforma audio, non so... No, in, teoria sì. no. in teoria no, quindi comunque ci ritroveremo. Come al solito, seguiteci su, su Instagram, su YouTube, su Spotify. Consigliate ai vostri amici di ascoltare Ventaglio Podcast, aiutateci a crescere e ci vediamo presto. Un saluto a tutti. Buona serata.